Ciao a tutti ragazzi, io sono Necromante e benvenuti in questo nuovo video. Allora, eravamo qui fermi davanti a questo documento. Lo prendiamo, vediamo e poi capiamo che dobbiamo fare. Allora, il Vangelo di Giuda. Solo una cosa, da documenti mi sembra che abbiamo quasi tutti. Note, sì, wow. Allora, nel precedente video è arrivato qui, però non c'erano strade. E mi sa che... vediamo se si poteva salire in qualche modo. Nope. Allora, bisogna trovare una via secondaria. Allora, l'obiettivo è raggiungere la cappella. Come si raggiunge una cappella? Seguendo il suono del pianoforte. No, dai, sei serio? Non l'avevo totalmente visto. Ok, è buono, andiamo. Probabilmente qui ci siamo stati, precedentemente. No, adesso mi becco tutto il getto. Che schifo. Buongiorno, sì, sì. Good Hatter's Sickness. Good... calmo. Vediamo dove devo andare. No, che di qua no. Oh, salve. I due tizi qua. Ah, allora siete diventati buoni, eh? Prima facevi tanto il rompiscatole anche tu, eh? Chi era prima nella sala là? Eri tu, eh? Mi sa che è la prima volta che possiamo vederli così vicini. Non inquadrerò dove voi pensate. Intanto continuo a ricevere inviti per un party. Adesso andrò a dire che sto registrando, ma lo farò dopo. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. E questa era la chiave dell'ascensore. Oh, che fa? Arrogo! No, no, no! Ma dai, ho conosciuto due preti, mi muoiono entrambi! No, padre Martin! No, io voglio raggiungere il padre Martin! Voglio impedirlo! Voglio salvarlo! No! Padre, mi dispiace! Ma secondo me non rinascerà, presentimento. Questo voglio leggere. Tranquillo padre Martin, lo dirò a tutto il mondo. Tranquillo, le voglio bene. No, basta inquadrare questo scempio. Ah, padre Martin. Mi mancherà. Non credo che risusciterà, amici miei. L'ascensore. Dov'è l'ascensore? Ah, lol. Io voglio stare da padre Martin, voglio tornare da padre Martin.
l'unico stanno di mente che mi abbia aiutato. Ci ho provato anche Trager, ma non era sano di me. Porca vacca! Allora, amico mio, sto finendo il gioco, spero. Mi lasci in pace. Stesso punto di prima. Non ha aperto nessuna di queste due. Ma sembra anche la stessa stanza di prima. Non far scherzi, video. Mi sa che devo andare da dove è venuto lui. Corri, corri, corri. Non so dove andare. Corri di là, corri. Non vedo niente. No, mi sono fregato. Non li prenderai. Siamo in mensa, dove cavolo siamo, amico mio? No, no. Siamo in mensa, mangiati qualcos'altro. No. Non so dove devo andare, amico mio. Devo trovare la porta giusta, mi sa. Amico mio, sono stufo di te. Fammi passare. Devo passare. Non mi fa passare. È una rottura di balle. Ora vado per di qua. Poi vado per di qua. Voglio aiutarti, sì, ci credo, amico. Ma forse non è che lui che parlava, forse era qualcun altro. Non c'è gesso. Sì, buongiorno. Grande! Scappa! Ecco l'uscita! Porca vacca! Muoviti! Non cercare di aprire le uscite che non sono apribili! Fammi passare! Datemi una porta! No, la porta. Adesso muoio, ecco di nuovo. Voglio uscire. Ah, si fa così. Aspetto che apra questa porta, poi lo lascio andare avanti e corro indietro. E corro da dove è venuto lui. Perché credo sia da dove è venuto lui l'uscita. Almeno uccidendomi mi ha ridato una batteria. Sta solo aiutandomi per ora. Intanto guardo. Ok, sono le 6:30. Voglio finire Outlast oggi, punto. Spero di essere alla fine. Bello sto tappeto. Vedi la mia mano. Non respirare. Fai piano.
Oh, ecco la via d'uscita. Almeno spero. Perché mi ritrovo sempre nelle cucine? Ok, l'unica strada è questa. Sì! Grande, chiudi sta cosa. Sì, chiudi, apri. Cioè, fai funzionare. Ok, dai. Che piano è? Questo? Sì, è questo, ok. Oh! Ah, mi sa che è quello sotto, vero? Vero? No, non è quello sotto. Oh, come si... Oh! Dai! Aprete! A Padre Martin, ma avevi detto che funzionava! No, dove mi sta portando? Cambiata la luce. Dove sono finito? Ma che cavolo? Sono in un igloo, sono. Caricamento. Sono in un igloo. Va bene, è normale. Cambiamento di scena. Abbiamo appena finito il primo capitolo di Outlast. Cose di questo tipo. Apro entrambe le porte, così al massimo una via di fuga. Comunque so che stanno facendo Outlast 2. Dove diavolo sono finito? Ah! Sono nei laboratori della Murkoff. Beh, non credo che qualcuno possa raggiungermi qui. Qui c'è una porta, però è sigillata, tipo. Mi sa che è solo apribile all'interno. Stessa cosa. Che bello. Non scrivi niente a proposito? Vabbè. Forse scrive a proposito di questo. Cavolo, tutto il tempo che mi invitano a party, ma capiscono quanto la gente sta registrando. Vi ho detto che sono uno youtuber di fama mondiale. No, non è vero. Tanto mi apro entrambe le porte. Che non voglio mai che tipo mi ritrovo davanti al ciccione o un fantasma. O tipo il dottor Trager che è tornato in vita. Dove sono? Morphogenic Engine. Motore morfogenico. Ne abbiamo parlato prima. Durante il filmino ne parlava, mi sembra. Parlava di un certo motore. E anche tempo fa, formula morfogenica. Il cadavere del dottor Wernicke, perché pensi sia morto? Allora, quella è una fottuta macchina. Quella è un'altra, no vabbè, so camion. E quella è l'uscita. Non dico parolacce, volevo dire fottuta. Avete capito cosa? Ma non ho voglia. Figo sto effetto della luce. Devo andare per di qua, immagino di... Si può andare. Sì, ma non mi porta niente. Cos'è? È il tizio! No, no, no! No! Sono tuo amico! Sono tuo amico! Porca vacca, il War Rider, coso spettro del cavolo! Corri, corri, corri! Ti voglio bene! Mi stai ancora seguendo? Boh, non lo so. Le porte di prima non erano chiuse. Ho detto che non erano chiuse. Grande War Rider, picchialo. Ammazzalo, non mi è mai piaciuto. Io preferisco te, sono tuo amico.